Voi non avete idea di quanta fatica io stia facendo per poter fare questo video, perché per certi versi voglio farlo, per altri invece preferirei lasciar perdere. Comunque, il servizio delle Iene sui problemi degli adulti giapponesi. Parliamone. Allora, avrete sicuramente fatto caso che io non ho detto il servizio delle Iene sui manga, ma il servizio delle Iene sui problemi degli adulti giapponesi. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché secondo me quel servizio riguardava principalmente i problemi degli adulti giapponesi. I manga erano solo un pretesto, come tutti gli altri elementi che sono stati inseriti in quel servizio. Insomma, è stato fatto tutto un miscuglio, si è parlato di manga, di idol, di make cafè, ci abbiamo messo in mezzo pure le bambole giapponesi, tutto mescolato ad hoc ed è uscita fuori la pedopornografia. Ecco, questi sono trucchetti da quattro soldi che utilizzano i media per poter far passare un messaggio senza avertelo detto. Io ti do degli elementi completamente distaccati l'uno dall'altro, li metto insieme per avvalorare un'ipotesi. Questi mezzucci sono utilizzati molto dai media, ma non solo dai media, anche dalle sette religiose o comunque da chi in qualche modo cerca in maniera soft di manipolare la tua mente. Ovvero servono per farti arrivare ad una conclusione, anche se quella conclusione di fatto non c'è. Ecco, questo è quello che mi ha dato principalmente fastidio di quel servizio e purtroppo sto riscontrando che le Iene ultimamente stanno facendo un po' troppo questo giochino, al punto che io sinceramente non mi fido più di quello che vedo, che mi viene propinato dalle Iene, perché se hanno mentito riguardo ai manga, potrebbero aver mentito spudoratamente anche riguardo a tantissimi altri argomenti. E se voi andate su YouTube ne trovate di cose riguardanti i servizi delle Iene, cose distorte, cose fatte ad hoc per poter fare sensazionalismo, eh? Quindi il primo consiglio che Marionetta Matta si sente di darvi è quello di informarsi, ma non di informarsi da un'unica fonte, ma di informarsi da più fonti, specie da quelli che conoscono bene l'argomento. E quando parlo di informarvi non vi sto dicendo di andare a vedere un video, ma vi sto dicendo di comprarvi un mattone di libro così e di leggervelo. So che purtroppo è noioso e che scoraggerò tutti quanti, però il dato di fatto è quello: l'informazione la si ottiene se si vanno a leggere i mattoni. Se ti guardi un video di 10 minuti, sicuramente sarai fregato. Detto questo, quindi tralasciando la prima fase che è quella dell'incavolatura generale, devo dire che per certi versi il servizio delle Iene non mi è dispiaciuto. Se vado a togliere tutta la fase, insomma, quella emozionale, quella che mi ha fatto un po' ribollire il sangue, devo dire che a mente lucida quel servizio fa vedere i problemi degli adulti giapponesi, che sono grandi e sono tanti. Quello che ha analizzato la Toffa è uno solo, ma ce ne sono veramente molti. Infatti, in qualche video precedente di questa playlist, la playlist Parliamone, io vi avevo detto: prima o poi vi parlerò dei problemi dei giapponesi, perché secondo me hanno dei problemi seri. E continuo a pensarlo, perché effettivamente guardando quel video ti rendi conto di come la loro vita non sia una vita, ma sia più che altro, non lo so, un surrogato di vita. Voglio dire, lavorare fino a sera tarda, uscire dal luogo di lavoro per andarsi ad infilare in un locale, ubriacarsi e non tornare neanche a casa, perché adesso i locali giapponesi hanno i loculi dove ti puoi infilare in questo tubo per dormire e risvegliarti il giorno dopo e andare di nuovo al lavoro. Vi sembra vita questa? Il servizio delle Iene ha fatto vedere effettivamente che i giapponesi hanno un grosso problema a relazionarsi. Questo lo avevamo già intuito nei manga, no? Mi sembra che sia abbastanza chiaro. Si vedono questi ragazzi adolescenti che prima di darsi un bacio stanno insieme 2 anni e mezzo, poi dopo si sfiorano con un dito, poi dopo: oh, e mamma mia, dai sto bacio. Vabbè, io sto scherzando, però per farvi capire che effettivamente questo è un problema serio per i giapponesi. Insomma, questi pori disgraziati sono stati proiettati totalmente in questo mondo frenetico capitalista che li vuole sempre
primi in ogni cosa, e quindi devi sempre sbatterti per poter fare di più, fare di più, fare di più, e non hai più il tempo di vivere la vita vera, quella al di fuori dal lavoro, quella che andiamo con i miei amici a divertirci insieme, mi trovo una ragazza, mi innamoro. Ora è chiaro che non si può generalizzare, se i giapponesi non si fidanzassero più penso che si estinguerebbero in un paio di generazioni massimo. Non è questo il punto, capitemi bene, però effettivamente c'è un problema serio di affetto, di mancanza di affetto, ed è questo che principalmente dispiace, cioè il fatto che veramente loro potrebbero avere tutto, perché hanno una grandissima fantasia, hanno un grande potenziale, però finisce che lo vivono solo virtualmente e non realmente. Purtroppo in Giappone non si è più delle persone, si è dei numeri, e quando diventi un numero sei privato di tutto, anche delle emozioni più banali, anche del potersi abbracciare con una persona. Tutto diventa meccanico, e quindi dagli occhi dell'occidentale io vedo una cosa del genere e dico, beh, meno male che sono italiano. Che ne pensate voi? Ditemelo in un commento qui sotto, sono ben accetti tutti i pareri. Inutile dirvi che io sono contro la pedofilia di qualsiasi genere. Voi lo sapete che qualche video fa ho fatto un video in cui massacravo gli shota con i lolicon, Boku no Pico, cioè, insomma, a me quelle cose danno proprio fastidio, perché non riesco proprio a concepire che si possa giocare con il male assoluto, cioè fare una violenza a un ragazzino, a un bambino, a una bambina, quello è il male assoluto, e non posso concepire che si possa giocare su quello anche disegnandolo, per il semplice fatto che io ho questo impulso e quindi è meglio che me lo vada a sfogare lì. No ragazzi, siamo esseri umani, non siamo animali, non siamo bestie. Se tu hai un impulso negativo, tu devi farti veramente in quattro per poter superare questo impulso, e non giocarci come invece purtroppo succede in quell'ambiente. Ok, ho detto veramente tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, mettete mi piace se vi è piaciuto, mettete non mi piace se non vi è piaciuto, però vi chiedo la cortesia di dirmi perché non vi è piaciuto, così mi darete anche una mano a capire cosa non va, e mi direte anche la vostra. È importante per me sapere cosa pensate di questi argomenti. E noi ci vediamo prossimamente per un altro video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Vuoi essere sempre aggiornato sul canale Marionetta Matta e non perdere nessun video? Vai sull'ingranaggio di fianco all'iscrizione, cliccalo e spunta la voce inviami gli aggiornamenti. In questo modo, ogni volta che Marionetta Matta farà un video, ti arriverà una notifica. Credo che il 90% delle canzoni introduttive o finali degli anime sono fatte da band rock o heavy metal, o fusioni, insomma, comunque sia sempre quel genere grintoso. Infatti la band che suona la canzone di Durarara suona un bel rock. Ma ci sono band che fanno cose anche molto più pompose, tipo questa. Avete capito di che anime sto parlando? O anche questa. Oh, 広がる闇の中教えて革命の契り